In questo video voglio condividere con te tre situazioni in cui non è consigliato applicare la tecnica del chiodo schiaccia chiodo, poiché le complicazioni potrebbero essere superiori ai vantaggi. Sei pronta? E iniziamo! Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa, puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. È probabile che quando sei stata lasciata, il tuo morale sia caduto in picchiata. Ti sei sentita sola, fragile, e ti sei messa alla ricerca di qualcuno che ti potesse dare le attenzioni che all'improvviso ti sei vista mancare. Se ti è capitato di vivere una situazione come questa, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. Il problema è che in questi momenti hai un'urgenza così grande di sentirti amata, hai un'urgenza così grande di colmare questa mancanza, che all'improvviso tutti gli uomini si convertono in potenziali partner. Amici, vicini di casa, vecchi amori, incontri di una sera. Tutti sembrano avere le caratteristiche del tuo uomo ideale. La tua impazienza per colmare la perdita della persona amata ti porta a compiere scelte scellerate e considerare l'uomo giusto una persona conosciuta pochi giorni prima o una persona che da anni gravita nella tua vita, ma a cui tu prima d'oggi non avevi mai rivolto uno sguardo. Prendere decisioni di questo tipo ti porta a vivere dei veri e propri disastri, sia nella relazione che hai appena inaugurato, sia a livello psicologico. Nei prossimi minuti ti lascerò tre suggerimenti. Tu prova a metterli in pratica e poi scrivimi e raccontami se ti sono stati d'aiuto. Suggerimento numero 1. Evita gli amici del tuo ex. Lui ti ha lasciato, tu stai soffrendo e quindi potresti pensare: non è giusto che sia solo io a stare male. E per vendicarti decidi di frequentare il suo migliore amico. In tutto questo c'è un problema. La nuova relazione non ti dà alcun piacere. Non godi della compagnia di quest'uomo, non ridi per le sue battute, non ti piace avere intimità con lui. L'unica cosa che ti spinge ad andare avanti è la vendetta ed il fatto che il tuo ex possa soffrire vedendoti in compagnia del suo amico. Il problema è che questo tipo di comportamento ti legherà ulteriormente a lui, poiché il tuo piacere, il piacere della vendetta, potrai assaporarlo solamente nel momento in cui lui potrà vedervi. La miglior vendetta è la tua felicità e questo implica che tu possa rompere il legame emotivo con questa persona. Quindi accetta che con lui la relazione sia finita. Vai avanti nella tua vita facendo ciò che ti rende felice. Suggerimento numero 2. I primi amori. Un altro modo per applicare la tecnica del chiodo schiaccia chiodo è quella di mettersi alla ricerca del primo amore. Di quel ragazzo che frequentavi tanto tempo fa e che avevi parcheggiato nella biblioteca dei ricordi. La bellezza di un ricordo sta nella sua immutabilità. Nella tua mente è rimasta l'immagine di una persona conosciuta 10, 20 o 30 anni fa e che molto probabilmente oggi non esiste. Quando cerchi di dimenticare il tuo ex bussando alla porta del primo amore, è molto probabile che ad aprirti non troverai la persona di un tempo, ma qualcuno di completamente distinto. Potresti rimanere delusa e non solamente per la trasformazione fisica, ma anche per quella psicologica. Infatti, riprendendo la frequentazione, ti accorgeresti che non è più la persona che ricordavi. Scoprirai di non avere più gli stessi interessi.
gli stessi obiettivi, le stesse priorità. Le vostre menti non sono più sintonizzate e con molta probabilità le conversazioni che terrete avranno a che vedere con i vecchi tempi. Suggerimento numero 3. Gli amici. Un altro chiodo schiacciachiodo piuttosto frequente sono gli amici. Quelle persone che hai sempre avuto al tuo fianco, che hai considerato eccezionali, ma per cui non hai mai provato un minimo d'attrazione. È vero, loro erano persone con cui emotivamente ed intellettualmente riuscivi ad aprirti, ma fisicamente non accendevano in te alcun desiderio. Ora che succede? Che all'improvviso diventano dei potenziali compagni. Ti senti così sola e bisognosa di attenzioni che incoscientemente accetti un compromesso. Ma appunto, si tratta di un compromesso. E quando comincerai a sentire repulsione per ogni carezza, bacio o allusione intima, comincerai a pensare: ma dove mi sono messa? E alla fine sentirai il bisogno di marcare le distanze. Mi dispiace, ma riesco a vederti solo come un amico. In questo video abbiamo visto tre situazioni chiodo schiacciachiodo da evitare. Ma prima di salutarti c'è una cosa che vorrei dirti. È solo nel momento in cui sarai libera dal tuo passato che potrai iniziare una relazione sana e duratura. Se vuoi condividere la tua opinione puoi farlo lasciando un commento nel box qua in basso. Se il video ti è piaciuto condividilo, mandalo ad un'amica. E se ancora non l'hai fatto, lascia un mi piace. Io ti ringrazio per avermi accompagnato fin qua, ti mando un abbraccio e noi ci vediamo